Salve a tutti cari telespettatori di Opinione di Luzio, eccomi qua come responsabile della sezione culturale del canale Opinione di Luzio, anche se oggi Luzio non c'è. Vorrei iniziare praticamente una sezione, appunto, una rubrica, diciamo, culturale, che mi sta abbastanza a cuore, anche se Luzio non c'è. Io spero che possa piacere, possa interessare. Che cos'è questa rubrica? Beh, mi piacerebbe mettere nel canale un pochettino di paesaggi della regione Marche, che è la mia regione adottiva, nonché la regione invece nativa di Luzio. E allora ne approfitto per fare un piccolo video paesaggistico adesso. Infatti vedrete i paesaggi delle Marche. Io mi trovo tra la città di Ostra e la città di Senigallia, e adesso colgo l'occasione per fare questo video, ma mi piacerebbe che, se il pubblico apprezza la visione di questi paesaggi, di questi posti, intervenga dando suggerimenti sia su che posti delle Marche vuole vedere, e io mi prodigherò in modo che Luzio si sposti fisicamente nel posto in questione, ovviamente compatibilmente con i tempi e con il lavoro, ma che appunto si sposti, raggiunga questi posti, li filmi, magari facendo i suoi video in cui fa il suo opinionismo come sempre, ma al tempo stesso, come in parte avevamo cominciato all'inizio del canale, continuare a fare una specie di reportage senza pretese eccezionali a livello di qualità delle immagini, però comunque che abbracci appunto vari posti, vari panorami di questa regione del centro Italia, che secondo me è tanto bella quanto poco conosciuta, però, perché mi è capitato di sentire spesse volte, andando in giro per l'Italia, che è più conosciuta l'Umbria, è più conosciuto l'Abruzzo, è più conosciuta sicuramente la Romagna. Le Marche risultano spesse volte, molta gente non sa bene localizzarle, cioè a volte ci si confonde tra Ancona e Pescara e così via. Per tutte queste ragioni, secondo me, vorrei fare conoscere un po' di più l'ambiente delle Marche, che adesso, senza volerlo ingigantire, perché non voglio pretendere che sia meraviglioso, però secondo me ha dei colori, delle ambientazioni che, anche per vicinanza geografica e anche culturale, perché poi i marchigiani sono abbastanza simili sia agli umbri e almeno a livello di gestione del territorio ai toscani, per quanto ci sia una storia un po' diversa, sicuramente il dialetto è diverso, quindi forse dialettologicamente siamo più vicini agli umbri. Però, senza di fare grosse digressioni, quello che voglio dire è: mi piacerebbe appunto che il canale Opinione di Luzio avesse una sezione, avesse una rubrica, chiamiamola culturale senza pretese, che ha come obiettivo quello di filmare varie zone della regione Marche, anche on demand, cioè se una persona dice: guardate, io non ho mai visto Falconara Marittima, oppure una persona, più di una persona magari, mi piacerebbe vedere un paesino delle Marche tipo Corinaldo, Fabriano e tanti altri paesini che sono sicuro che la gente fuori dalle Marche non conosce nemmeno, perché se è vero come è vero che Corinaldo è stato definito uno dei più bei paesi rimasti a livello di struttura medievale del centro Italia, io sono sicuro che fuori dalle Marche la gente non sa neanche dov'è, eppure è famoso, abbastanza famoso. Ci sono paesi più piccoli molto meno conosciuti. Ecco, per tutte queste ragioni io vorrei appunto utilizzare un po' il canale Opinione di Luzio anche per fare questi reportage, come era anche un po' all'inizio, in cui Luzio si spostava a fare i suoi video in vari posti, dicendo alla fine dove si trovava. Questo però dipende veramente dai telespettatori di Opinione di Luzio, perché Luzio, ma anche io, adesso siamo in una frazione del comune di Senigallia che si chiama Sant'Angelo, Luzio, ma anche io, siamo, ovviamente abbiamo anche altri impegni, quindi vorremmo dedicare del tempo a dei video che sappiamo che riscuotono un certo interesse, che c'è una richiesta, insomma, no? In modo da dare anche, diciamo, per così dire, al mercato di YouTube, alla richiesta di YouTube, quello che il mercato di YouTube chiede. Ecco, vedete, intanto vedete davanti a voi la città di Senigallia vista dall'alto, io sto raggiungendola, diciamo, dal versante sud-ovest, diciamo, venendo appunto dalla città di Ostra. Questa è una
una strada di collegamento che dall'entroterra porta dentro e fuori Siligaglia. E vedete, sono dei posti tranquilli, senza grandi pretese, però che hanno, diciamo che l'ambiente marchigiano per lo più è un ambiente tranquillo, inurbato sicuramente, ma non eccessivamente urbanizzato, non necessariamente con una pressione fortissima a livello antropico. E man mano che poi ci si sposta dalla costa verso l'entroterra, la pressione antropica diminuisce, cioè la presenza di gente è minore, perché i marchigiani sono 1,5 milioni, quindi pochi se andiamo a vedere per quanto la regione è piccola, ma poi la gran parte dei marchigiani è concentrata sulla costa, e qualche piccola eccezione con città un po' grandi come Jesi, l'entroterra o Fabriano, ma poi il resto sono tutti paesini molto piccolini e vivibili, di una qualità secondo me della vita molto, molto piacevole. Oggi come oggi, che si cerca di scappare, di fuggire dal logorio della vita moderna, dello stress, del traffico, eccetera, le Marche sono un bel ambiente per molti lombardi, credo, per molti veneti, per molti piemontesi. Io piemontese di origine, venivo qua in vacanza quando ero piccolo, quindi credo che siano in molti, perché trovi, diciamo che quello che era il triangolo industriale, adesso diciamo che il nord industriale è iper, come dire, urbanizzato del nord, il nord Italia, trova uno sbocco sia a livello di mare, sia a livello di turismo, sia a livello di tranquillità nella regione Marche, sicuramente anche nella regione Toscana e Umbria. E la bontà, diciamo, di questa regione, adesso qui vedete stanno facendo dei lavori, stanno allargando l'autostrada, dando la terza corsia, che prima arrivava solo fino a Rimini, adesso ci sono i lavori che stanno portandolo fino a Pedaso, e quindi c'è un maggiore servizio anche a livello infrastrutturale. Infatti vedete alla mia destra l'autostrada Piacenza, dovrebbe essere la Piacenza Ancona, adesso non so dove comincia, dove finisce, diciamo che arriva fino a Piacenza Nord, e a sud credo arrivi fino in Puglia. Tutto questo per dire che cosa? Che le Marche hanno sicuramente dei pregi, pur essendo poco conosciute, paradossalmente poco conosciute dagli italiani, perché posso dirvi che ci sono molti stranieri, soprattutto russi, che apprezzano la regione Marche, che vengono, tant'è che l'aeroporto di Ancona è molto frequentato da linee russe, e credo soprattutto russe, gli stranieri principali che arrivano sono russi, perché qui trovano un ambiente, siamo a Sinigaglia, qui trovano un ambiente comunque piacevole, sia a livello di mare, sia a livello di gente, perché comunque il marchigiano, per quanto possa essere, qualcuno dice un po' chiuso, un po' provinciale forse anche, come tutte le zone un po' alla periferia dell'Europa, insomma, del cuore dell'Europa, come le Marche sono, però ha appunto il fascino e il pregio di un ambiente tranquillo, piacevole, da riscoprire, in cui i ritmi della vita sono rimasti anche un pochettino più rallentati, più come era una volta, che da un punto di vista turistico è un pregio per chi cerca la tranquillità, per chi cerca di staccare magari da una città come Milano, Treviso, Verona, Torino, eccetera, ma anche Roma. Molto turismo arriva da Roma, per esempio, sulla costa marchigiana, benché qualcuno potrebbe pensare che, come sicuramente in parte è, il Tirreno ha altri colori, diciamo, rispetto all'Adriatico, per tutta una serie di motivazioni, l'Adriatico è un mare chiuso, però insomma, diciamo che nel suo piccolo la regione Marche ha un suo fascino turistico, per queste motivazioni, per tutte queste motivazioni che io adesso dico alla rinfusa, perché non voglio fare un documentario, voglio fare solo un affresco, diciamo così, alla buona, alla mano, però come dico ha le sue qualità, insomma, i suoi pregi. Come vedete questa invece è la città di Sinigaglia, in cui sono già arrivato, gli spazi della regione sono molto brevi, come vedete si fa in fretta a spostarsi da una città all'altra, e non manca il verde, nonostante la città sia fondamentalmente piccola, comunque è piena anche di una buona quantità di verde. Qui siamo nella zona comunque più recente, non è la zona storica della città, e quindi tornando al punto fondamentale di questo corto che faccio,
piacerebbe appunto fare dei reportage insieme con Luzio, se anche lui piacerà, per una sezione diciamo un po' reportaggistica del canale, in cui si possa unire magari l'opinionismo un po' anche all'affresco della Regione Marche, visto che noi ci troviamo a muoverci all'interno della regione anche per motivazioni lavorative o per piacere, e sarebbe bello insomma permettere a chi non conosce questa regione di conoscerla un pochettino tramite questi piccoli video, in modo poi ovviamente da decidere se venire a visitarla di persona e scoprire comunque una delle tante, dei tanti lati positivi della nostra Italia, che ha tanti difetti ma anche sicuramente delle caratteristiche particolari, belle, piacevoli, che spesso l'unico difetto che hanno è di non essere conosciute, di non essere pubblicizzate abbastanza. Qui siamo a Senigallia, quindi assolutamente vi chiedo gentilmente a tutti i telespettatori, se siete interessati a conoscere meglio una città in particolare o un ambiente particolare delle Marche di cui sapete qualcosa, volete sapere di più eccetera, commentate, fatecelo sapere e io spronerò appunto il proprietario del canale perché ci si possa agire in questa direzione, sia con lui ma anche magari qualche video lo posso fare da solo, perché adesso prima di salutarvi, ormai che sono a Senigallia, ne approfitto per farvi vedere questa zona, che cominciamo ad arrivare al centro storico. Questo è il viale principale fuori dal centro storico, viale Leopardi. Ovviamente nelle Marche Leopardi qualche strada ce l'ha in tutte le città. Quello che vedete qua davanti è quello che viene detto ecomostro, perché abbiamo una costruzione postmoderna che sembra il Centre Pompidou all'interno della zona muraria, perché qui siamo nel centro storico, qui siamo all'interno delle mura storiche cittadine, le mura medievali, quindi vedete che abbiamo il classico pavé tipico dell'architettura marchigiana. Nelle Marche c'è molto la tendenza a usare il pavé, il San Pietrino, a differenza di altre regioni d'Italia che usano altre pavimentazioni. Questa è la zona storica, diciamo, abbastanza, non è tanto grande, perché Senigallia nasce sicuramente, ha una storia molto grande a livello di storia, perché nasce come colonia romana intorno al 200, 100 qualcosa, 150 avanti Cristo, ma poi rimase sempre una città abbastanza minore, per quanto storicamente prima colonia romana sull'Adriatico, quindi anche strategicamente importante, però rimase sempre una città abbastanza piccola se confrontata ad altre città, e anche nel Medioevo andò incontro a spopolamenti, anzi a cali di popolazione che la mantennero sempre in una forma di città minore, non di peso come assolutamente non paragonabile a Pisa o a Firenze o Bologna, ma anche all'interno della zona del centro Italia non paragonabile a Perugia o alla stessa Urbino, che comunque nel Medioevo, nel tardo Medioevo, aveva un'importanza strategica maggiore. Nonostante questo, come vedete, ci sono monumenti, per esempio questi sono gli archi, i portici ercolani, che dimostrano un tentativo nella storia della città di abbellirsi con dei monumenti, di strutturarsi, per così dire, comunque con una struttura urbana di un discreto respiro, pur essendo una città piccola, che poi alla fine Senigallia ha quel pregio delle piccole città, che diceva anche, tornando a Leopardi, appunto Leopardi, che diceva che a volte le città di provincia hanno il pregio di avere appunto una tranquillità, una bellezza che altre città non hanno, perché si perdono nel caos e nella disumanizzazione, già allora dicevo delle città più grandi. Senigallia è rimasta invece una città di provincia, con i difetti ma anche con i pregi della città di provincia. Questo è il corso, vedete il corso principale della città, qui sulla sinistra abbiamo il fiume Misa che attraversa la città, e qui sulla destra, vi faccio vedere velocemente, abbiamo il foro Annonario, cioè dove inizialmente si trattavano i prodotti alimentari, e la cosa interessante del foro Annonario è che ha una struttura mutuata diciamo da piazza San Pietro in Roma, perché venne costruito quando ancora la città era in mano allo Stato Pontificio, e quindi nel suo piccolo, pur non essendo fatto in marmo, essendo fatto in mattoni, ha una struttura appunto che riecheggia in piccolo quella che è la piazza San Pietro, il colonnato del Bernini insomma. E ci sono le piste ciclabili, come potete vedere, quindi la città comunque cerca di stare bene al tempo, al passo coi tempi,
quelle che sono le nuove tendenze di urbanizzazione ciclabile, eccetera. Questo è Viale Carducci, un'altra zona, un continuum del corso della città. E qui abbiamo invece il fiume Misa. Bene, io non vi faccio vedere tutta la città, faccio solo questo affresco, quindi vi saluto. Ritorno a dirvi, spero che questi video vi possano piacere, chiedetene, ne faremo altri se avrete degli interessi sia su questa città ma su anche altre realtà della regione Marche. Grazie per avermi ascoltato e al prossimo video.